La gocciolina d'acqua che ogni giorno cade sulla roccia, piano piano la riesce a perforare. Perché ti sto dicendo questo? Semplice, perché sono anni ormai che mi sto battendo per ripetere sempre la stessa cosa, ovvero che non si può installare il pulsante sul neutro. Quindi il relè non può essere comandato sul neutro. Ho iniziato a fare questa battaglia già da un po' e finalmente il CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, ha capito che andava cambiata la norma, perché tanto la testa degli elettricisti non si cambia, quindi i soliti pecoroni, mi dispiace dirlo, ma è così, si fanno ritirare quello che decide di vendere il produttore di materiale e di conseguenza, anziché tirare nella schiena tutti quei relè che vogliono il pulsante sul neutro, lo compravano. Cosa dirà la prossima edizione normativa? Quello che dice adesso, i dispositivi di comando funzionale non possono essere inseriti sul conduttore di neutro, ad eccezione delle connessioni del dispositivo di comando dei circuiti di illuminazione. Vedere la figura. Oh, questa norma che ti sto facendo vedere non è valida in questo momento, eh. Questa è un'inchiesta pubblica, quindi non è neanche detto che passo in questo modo qui. Sicuramente passo in questo modo qui. Ho lottato tanto affinché venisse chiarito questo punto. Quindi, questo vuol dire una cosa, attenzione, che fino ad oggi, anzi, fino a che non entrerà in vigore questa nuova norma, significa che ogni qualvolta tu hai montato il pulsante sul neutro del relè, hai fatto un lavoro fuori norma. Quindi ti sei fatto vendere un dispositivo che risponde alle norme di prodotto perché si può comandare un relè tramite il neutro, ma non risponde alle norme impianti, perché le norme impianti proibivano fino a ieri, anzi fino a oggi, anzi fino a domani, perché ancora non è in vigore questa norma, proibivano di mettere il pulsante sul neutro, ma tu gliel'hai messo perché sei un pecorone, perché sei andato dietro a quelli che ti hanno venduto il materiale. E quindi se qualcuno ti vuole fare una contestazione te la può fare e tu zitto, muto, non puoi dire niente. Conviene dar retta a quelli che ti vogliono vendere il materiale, o conviene dar retta a chi invece ci tiene alla tua incolumità e vuole evitarti di avere contestazioni? Decidi tu.